Il 20 giugno è stata l'occasione di un confronto tra le società di rating, le agenzie di rating e le imprese. Da questo confronto è emerso, soprattutto dal lato delle aziende, un forte impegno richiesto nella raccolta, organizzazione e produzione di dati che chiede appunto un grande sforzo e mette un po' in difficoltà gli uffici. Per cui società di agenzie di rating che chiedono indicatori differenti fra di loro, chiedono adattamenti, chiedono raccolte dati spesso diciamo, customizzate, e questo spinge un pochino le aziende a richiedere un po' più di standardizzazione degli indicatori tra queste agenzie. È emerso inoltre come da parte delle aziende possa essere utile una maggiore trasparenza delle agenzie, ma ancor più che la trasparenza, la disponibilità delle agenzie a un dialogo e un confronto con le aziende, perché le aziende ritengono che questi sistemi di misurazione delle performance ESG attualmente abbiano alcuni limiti che appunto nel dialogo con le aziende possono essere facilmente superati, dando vita a modelli di misurazione che siano anche più condivisi. In particolare, alcuni elementi emersi hanno sottolineato come questi sistemi di rating non siano in grado di cogliere specifici temi e in alcuni casi anche la natura multi-business delle aziende. Per esempio, le aziende che investono molto attorno all'economia circolare non vedono riflesso nei sistemi di misurazione ESG questa loro tendenza, questo loro approccio. Per cui le aziende che focalizzano la loro attenzione agli aspetti sociali e ambientali attorno a uno specifico tema difficilmente ricevono dei punteggi elevati. O dall'altro lato, come dicevo prima, le aziende multibusiness trovano spesso difficoltà nel rispondere a questi indicatori perché non sanno se rispondere rispetto al core business, rispetto a uno specifico business secondario o se dover limitare il perimetro a uno o più business delle loro attività. Da ultimo è emerso come almeno in prospettiva possa essere utile un'integrazione di questi sistemi di rating all'interno di già esistenti sistemi di rating di tipo finanziario. Questo per evitare plurime richieste di informazioni, anche di tipo economico, che quindi chiedono alle aziende una continua verifica della solidità dei dati forniti e che non permettono appieno la valutazione a tutto tondo dell'azienda oggetto di valutazione.